i domenicani di Santa Maria di Castello hanno lasciato Genova. 800 anni di lunga storia, ma anche legate dei cenni più vicini a noi, l'avvio della riqualificazione del centro storico, un'idea in cui la dimensione culturale e quella solidale erano strettamente collegate. Santa Maria di Castello era uno spazio aperto, dove si ci poteva incontrare, dove si poteva avere consigli, dove si poteva meditare, dove si poteva ascoltare. Padre Costantino è stato, come dire, grande parte di quest'ultimo lunghissimo percorso di domenicani a Genova e penso al suo impegno straordinario per il museo, per la conservazione del patrimonio culturale. E allora io volevo approfittare di questo incontro per dargli tutto l'affetto di Palazzo Ducale, ma credo anche di tutti voi, perché davvero è stata una presenza di cui Genova avrà gratitudine e memoria. Renato, a me vengono in mente di primo acchito le tante raffigurazioni che io ho amato sin da ragazzino, perché sono stato spinto ad amarle e che amo tuttora, di rappresentazioni del sacro nelle nostre chiese, nei nostri musei. Ho in mente da Giotto a Michelangelo, sono ovvietà, però sono opere di una forza straordinaria, ed è anche interessante una riflessione che coloro che intervengono in questo ciclo sono in grado di fare. Ecco, la rappresentazione del sacro è uno dei grandi temi della nostra cultura ed è molto bello che questo sia il tema di questo ciclo di incontri. Il Perpignano che avete sotto gli occhi, la crocifissione di Matthias Grünewald, la crocifissione di Matthias Grünewald, le Christ de Germain Richer au plateau d'Assis, il Cristo di Germain Richer al plateau d'Assis, sont tous les trois marqués par un tel degré de souffrance, sono tutte e tre segnate da un tale grado di sofferenza que certains chrétiens ne s'y retrouvent pas, che certi cristiani non ci si ritrovano.